Il Real Rieti vuole bissare il successo di gara 1 per allungare nella serie scudetto. L'Asti vuole piazzare il controbreak per pareggiare i conti. Questa è l'unica possibilità che ha l'Asti, insomma, in questo momento io credo che le due squadre siano abbastanza equilibrate come valori e anche come percentuale di vittoria scudetto. In questo istante l'abbiamo appena percepito nel frastuono infernale del Pala San Nicolò. Zanchetta, subito la conclusione, subito la deviazione in angolo di Espindola. Dunque gara 2 inizia esattamente come era finita gara 1 con il tiro di Espindola. E Rafinha, abbiamo visto qui l'uscita di Espindola, che poi deve lasciare il pallone per non rischiare l'ammonizione. Romano, che aveva firmato il gol, come detto, dell'1-1 al nono del secondo tempo, pareggiando la rete di Hector in avvio di ripresa. Poi Zanchetta al quarto minuto di gioco del primo tempo, l'errore di Jeff che regala palla a Bocao. Bocao non si lascia pregare, puntata, anticipo e bravo nella conclusione. Apre a destra per Crema che punta Saul, va da Scimanghigno, si gira a Scimanghigno, lo aspettava lì Jeff che in scivolata chiude in calcio d'angolo. Tre ammonizioni, con la quarta andrebbero in diffida. Qui la conclusione di Crema, grande parata di Micoli che ancora una volta va con la mano sinistra anziché in spaccata con i piedi come i portieri di calcio a 5. Ma fa una parata strepitosa perché è difficilissima. Crema dentro, Geffe, arriva poi Scimanghigno, il tocco di Bocao. Bocao su questa conclusione, Scimanghigno casualmente si era lì. Scimanghigno fermato dal raddoppio di Hector. Ha esagerato davvero qui l'ex laziale. Attenzione, qui c'è un cartellino giallo, il cazzotto in faccia di Hector a Scimanghigno. Avevamo avuto l'impressione che poteva essere scattato qualche altro giallo in panchina. E c'era anche la deviazione di Hector. Saul, Zanchetta torna da Saul. Saul, la conclusione sul primo palo, coperto benissimo da Espindola che devia poi Corsini. E Saul di tacco non trova. Ha visto Follador, vuole il tiro Bertoni. Insomma, il pallone per Crema. Crema, controllo difettoso, si è allungato. Francese vede un tra Ghiotti, Duarte vuole il tiro, lo finta con il sinistro, poi con il destro serve Bocao, la respinta. Molto attento De Oliveira, lancio di Micoli perfetto per Rafinha. Rafinha aggancia un pallone difficilissimo, poi il servizio di Saul per Ghiotti anticipato. A correre il compagno, mette palla sul secondo palo. Bertoni prova a saltare Zanchetta, la conclusione di Zanchetta, si allunga e Spindola, ma non c'è deviazione. Si accentra dentro da Nora, la solata per Bertoni che parte un po' in ritardo sul passaggio del compagno, quindi arriva, salta dentro Saul, poi si accentra Duarte, ha già visto Crema. Duarte fa tutto da solo, Crema potrebbe farlo anche con Crema. Stiamo rivedendo con il nostro Fabio Crisafi. Guarda Ghiotti, fantastico nella fase difensiva. Il lancio di Espindola per la rovesciata da parte di Scimanghigno, palla che termina sul fondo. Veramente un'invenzione qua. All'indietro per Follador che gira per Duarte. Duarte, la conclusione, il gol di Duarte al sesto minuto di gioco, 5 minuti e 6 secondi. Qui a marcare De Oliveira, hanno scaricato il pallone, Follador dalla parte opposta. Bravo Duarte a spostare il pallone, a incrociare Niccoli. Bertoni, la conclusione di Bertoni. Duarte il primo che si è infortunato e ha saltato tutte le altre sfide. Qui il Bertoni e la parata di Niccoli, la palla ha colpito il palo. Momento di... Allora, borsa del ghiaccio, attenzione qui, Zanchetta a terra, il tiro, il salvataggio di Follador. Sì, ma ecco, non può sbagliare un gol del genere per iniziare. Saul prova la conclusione e Spindola disturbato da... Lo stiamo rivedendo. E qui c'era anche calcio di punizione perché Hector... Ultimi tre minuti di gioco, Hector, la conclusione di Hector e Spindola. La fitte zoppica, incitato l'incitamento dei tifosi reatini. Attenzione Geffe, che forse se fosse stato al meglio non avrebbe questo invito. Geffe, la conclusione di Zanchetta, respinta, poi Saul, il gol del pareggio del Real Rieti. Con Saul c'è stata una deviazione, rinvio difettoso e no, il gol di testa. Termine il gol di testa di rigore. Eh sì, due grandi portieri da
La conclusione di Oliveira, la parata da parte di Nicoli. Non è una cosa buona per i portieri, infatti si spiazza da solo il gol di Hector. Perché poi Gatti sicuramente di tre rigori solo. Parte Bertoni, stavolta non sbaglia come aveva fatto in Coppa Italia. E Spindola. Parte Rafinha, la parata di Spindola. Parte Duarte, il tiro e il gol di Duarte che sfonda la rete. Il primo rigore. La conclusione, la respinta di Spindola. Dunque l'Asti vince 3-2 questa gara ai tiri di rigore. Tecnico ma anche fisico, insomma. Sono d'accordissimo con te. Un giocatore così stanco, al di là che ha sbagliato, poteva segnare, però insomma, cioè, quando arrivi a questo punto poi diventa tutto complicato. L'Asti probabilmente l'aveva.